Ciao a tutti amici di Esperienza Navale, siamo in compagnia di Yoshan X8 Mini per l'unboxing. Ringrazio Ronny di Cinebox Pordenone che me l'ha prestato, metto il link in descrizione al sito. Apriamo un po' la confezione, molto grande. Vediamo subito il terminale che togliamo un attimo. Manualistica abbastanza grossa. E vediamo, abbiamo una graffetta per aprire il vano SIM, l'alimentatore a palette con ingresso USB abbastanza grosso e il cavetto USB, micro USB. Mancano le cuffie, però direi che comunque non c'è problema. Il telefono portato da Trenton Rebel costa anche abbastanza poco, quindi come dotazione non potevano esagerare più di tanto. Vediamo un po' il telefono. Allora, vi dico subito, che a vederlo non sembra assolutamente Trenton Rebel perché è praticamente molto molto simile, diciamo, al Huawei P7. Vetro davanti, vetro dietro. Qua abbiamo la pellicola che non so se rimuoverò, però comunque vedete fatto molto bene. E le cornici in alluminio, quindi costruzione sicuramente molto molto buona. Qua a lato sinistro abbiamo l'ingresso per la SIM, che però contiene due SIM, vedete, uno in formato micro e uno in formato nano, quindi il telefono comunque è un dual SIM. Poi pulito, vedete, parte bassa ingresso micro USB con primo microfono. Lato sinistro, lato destro, scusate, in bilanciere del volume e accensione e spegnimento blocco sblocco. Parte alta, ingresso per le cuffie. Dietro abbiamo una fotocamera da 8 megapixel con autofocus flash LED e qua in basso l'altoparlante di sistema. Lo accendiamo, è già acceso, scusatemi. Qua davanti abbiamo la capsula auricolare, videocamera anteriore da 5 megapixel, anche qua ottima per i selfie. E basta. Sblocchiamo, i tasti sono qua in basso. Non mi sembrano retroilluminati, purtroppo. Comunque, abbassiamo la luminosità un attimo. Ecco, la mettiamo al minimo. Il display è un 5 pollici HD. Dovrebbe essere un IPS, però i colori sembrano molto sparati. Sembra quasi un Super AMOLED, ma comunque in teoria dovrebbe essere un IPS. Ma vi confermerò comunque nella recensione. Come altezza 14 cm, 7 cm di larghezza, 7,6 mm lo spessore, anche abbastanza sottile, 134 grammi di peso, quindi anche bello maneggevole e leggero per essere comunque così, così grande. Il processore è il MediaTek Quad Core da 1,3 GHz con GPU Mali 400, 1 GB di RAM e 16 di memoria interna, un po' come sul Ricoh Gateway. Batteria 2100 mAh, non removibile, quindi la durata dovrebbe essere comunque, secondo me, è più che sufficiente. Staremo a vedere. Quindi adesso lo proverò come al solito per 3 giorni pieni almeno. Chiedetemi pure quello che volete nei commenti, cercherò di rispondere nella recensione. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Navale. Ciao!